Buonasera ai nostri amici telespettatori a Telegalileo, eccoci al nostro consueto appuntamento dalle Terre di Missioni e questa sera siamo ospiti con Telegalileo nello studio di Sua Eccellenza Monsignor Vecchi Vescovo di Terni. Ecco, siamo qui appunto per parlare del prossimo pellegrinaggio che avverrà il 20 marzo per il 130° anniversario dell'Acciaieria di Terni e andremo in udienza dal Santo Padre e ci sarà la messa solenne alle 9 e quindi ci saranno una serie di eventi molto importanti. Ecco, siamo qui appunto per parlare di questi avvenimenti e anche della Quaresima, che ormai siamo in tempo di Quaresima. Ecco, grazie Eccellenza per averci ricevuto qui nel suo studio, per averci dato questo bel colloquio e per parlare appunto di questo pellegrinaggio molto importante per la Chiesa diocesana. Ecco un po' la storia, grazie di nuovo e siamo qui appunto per sapere un po' la storia di come è nato questo evento così importante che vedrà la diocesi dal Santo Padre il 20 marzo. È nato proprio in occasione della commemorazione della nascita dell'Acciaierie Speciale Terni a 130 anni dalla fondazione. I dirigenti hanno chiesto, mio tramite, di poter incontrare il Santo Padre in un'udienza speciale nell'Aula Paolo VI e il Santo Padre ha concesso questo incontro proprio in vista dell'importanza di questa memoria che deve in qualche modo aiutarci a recuperare questa capacità di intraprendere a servizio del bene comune. Ma anche proprio perché è in questo momento che il lavoro è uno dei problemi più importanti e più urgenti, possa tenere ancora le prime pagine dei giornali, perché anche il nuovo governo possa effettivamente fare tutto il possibile per dare alle nuove generazioni un nuovo lavoro e alle vecchie generazioni mantenere quello che hanno in modo tale che le famiglie possano continuare a guardare al futuro con speranza. Quindi, dal momento che è stata concessa questa udienza, e siccome dire acciaierie vuol dire Terni, e dire Terni vuol dire poi la sua storia è fondamentale, il più antico cittadino di Terni sono io, anche se sono arrivato soltanto un anno fa, perché io sono il vescovo e quindi voglio vedere chi è qui che ha un predecessore vecchio come me, come cittadino di Terni. Ecco, quindi San Valentino è proprio la realtà fondamentale che dà proprio al vescovo un ruolo, diciamo, importante, perché magari qualcuno anche lo dimentica, ma questo è un altro problema, ci torneremo sopra. Però l'importante è capire che un incontro col Papa Francesco in questo momento è un grande dono del Signore, perché in tutto in lui risplende proprio come una presenza speciale di Dio che ci guarda, che ci dà un bacio in fronte, che ci prende per mano e che ci prende così come siamo perché possiamo migliorare la nostra condizione spirituale, ma anche umana. Benissimo, ecco, poi questo viaggio un po' ci richiama alla mente Giovanni Paolo II quando ci fece il grande onore di venire a Terni, operaio tra gli operai all'acciaieria di Terni. Quello fu un momento memorabile per la storia di Terni e tutti quanti lo ricordiamo ancora come un momento forte per la spiritualità e per la crescita di Terni, ecco. Certo, perché come dico, il Papa è il vicario di Cristo, è il successore di Pietro, però appunto rappresenta il Cristo in terra, cantavamo noi quando eravamo ragazzini, forse anche lei, Bianco Padre che da Roma ci sei meta, luce guida, in ciascun di noi confida, almeno io me la ricordo molto bene. E quindi è il dolce Cristo in terra, proprio il Papa Francesco esprime al meglio questa realtà. Giovanni Paolo II lo ha fatto prima di lui, in modo diverso, ma non dimentichiamo le grandi folle che anche seguivano Giovanni Paolo II e soprattutto la sua grande testimonianza, ecco, sul letto di morte che ha dato proprio negli ultimi giorni di vita questa testimonianza di una capacità di portare la croce proprio come tutti noi cristiani siamo invitati a fare. Quindi la sua venuta qui a Terni è stato un grande incoraggiamento. Però nel cristianesimo non si vive di rendita. Noi dobbiamo rinnovare questa grazia, diciamo,
del pontificato che ci riceve in casa sua stavolta. Siamo noi che andiamo là, proprio per essere benedetti, per essere aiutati, per essere confermati nella fede e anche per presentare a lui i problemi che in questo momento la città di Terni, la diocesi di Terni, sta vivendo con tante fabbriche che ancora sono in difficoltà, alcune si stanno riprendendo, la stessa acciaierie, ecco, grazie alla ThyssenKrupp si sta così riconsolidando. Quindi c'è tutto un alto e un basso che ha bisogno di essere riorientato, cioè non attendere tutto dall'alto, ma dire al Signore: Signore, noi facciamo quello che possiamo e tu fa la tua parte. Noi siamo che la sua, sappiamo che la sua parte la fa, ma noi la facciamo. Ecco, andiamo dal Papa per sentirci dire che cosa dobbiamo fare per poter essere non solo dei bravi cristiani, ma anche dei bravi cittadini. Quindi praticamente questo è un viaggio di speranza, di amore cristiano, di fraternità fra tutta la Chiesa di Terni e il Santo Padre. E lei, Eccellenza, che ci guida in questo cammino, in questo pellegrinaggio. E questo pellegrinaggio avverrà il 20 marzo, il giorno, appunto, il giorno dopo di San Giuseppe, della ricorrenza di San Giuseppe il lavoratore. Per cui anche questo è un motivo importante che richiama alla mente sempre questo momento, quando il 19 marzo venne Giovanni Paolo II qui a Terni. E quindi praticamente ogni parrocchia è invitata ad avere un pullman e tutti possono partecipare a questo pellegrinaggio iscrivendosi presso la propria parrocchia e per dare la propria adesione. Quindi tutti i cittadini che volessero partecipare, e sono tantissimi, possono aderire fino al 10 marzo, c'è questa opportunità. E praticamente questo viaggio inizierà la mattina alle 6, avrà la messa a San Pietro alle 9 con il Santo Padre e poi procederà con un'udienza nella sala Giovanni, nella sala Nervi. Quindi ecco, poi ci dirà lei ancora qualche cosa di più. Certo, intanto la correggo subito, il Santo Padre viene per l'udienza. La messa la celebro io, ecco, perché il pellegrinaggio è sempre un andare a rinnovare la propria professione di fede sulla tomba di Pietro, ed è quello che faremo alle 9 con la messa partecipata da tutti i nostri diocesani, presieduta dal Vescovo Amministratore Apostolico, proprio per rinnovare la fede in Cristo morto e risorto. Poi andiamo ad ascoltare il Pietro che oggi vive in Francesco, per vedere cosa ci deve dire. È sempre un doppio pellegrinaggio che si fa, cioè un pellegrinaggio ha sempre due momenti quando si va a Roma. Bisogna sempre rinnovare la propria fede sulla tomba di Pietro e poi ascoltare Pietro, che ancora continua a parlare, attraverso appunto Francesco. Come a Terni, qui San Valentino continua a parlare attraverso di me, questo bisognerà dirlo, eh? Non è che voglio una statua anch'io, no, io non la voglio una statua. Ma effettivamente è così, la successione apostolica è uno dei misteri più importanti e più consolanti, perché Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli, e lo fa attraverso San Pietro, gli 12 apostoli e i loro successori. Tra questi, guarda caso, ci sono anch'io. È vero, è per noi un grande onore avere Monsignor Vecchi quale nostro vescovo, perché veramente ha fatto tanto in questo anno per la nostra diocesi e anche questa nota pastorale di Ripartire da Cristo è veramente molto importante. Ecco, qualche cosa di... siamo in Quaresima, quindi Ripartire da Cristo sembra anche un invito a vivere questa Quaresima nel nome del Cristo risorto. Certo, questo è molto importante, perché noi sappiamo che la Chiesa è un mistero, ma è un mistero che si è reso visibile in Gesù Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, come dice Paolo. Quindi la Chiesa è quella realtà formata da tutti i battezzati che, messi insieme attorno all'Eucaristia, esprimono oggi questa presenza di Cristo. Certo, Cristo, lui è santo, perché è figlio di Dio, quindi è il santo di Dio. Però ha voluto che anche noi partecipassimo a questo grande mistero. E quindi la Chiesa ha bisogno
di mantenere viva questa consapevolezza, ha bisogno di purificarsi. Ecco allora la Quaresima, che è il momento di preparazione alla Pasqua, il momento in cui uno deve mettersi la mano sul petto e dire: ma io come sono di fronte a Dio? Come sono di fronte al prossimo? Come sto vivendo la mia vita? Quindi è il momento anche di un esame di coscienza, di una purificazione interiore. Per esempio, mi viene in mente che proprio oggi, Lucio Dalla nasceva il 4 marzo 1943. Ecco, e ci ha fatto anche questa canzone. Allora, oggi a Bologna si celebra questa data e io ho proposto un'altra cosa. Cioè, Lucio Dalla, nonostante l'essere un personaggio sui generis, però aveva la fede e la manifestava. Poco prima di morire, una settimana prima, si era confessato in San Petronio, dove lui abitava vicino a San Petronio, proprio perché eravamo in Quaresima anche allora. E quindi ho proposto che anziché cantare soltanto 4 marzo 1943, aprendo le finestre e dare a tutto volume i nostri amplificatori, come hanno proposto qualcuno, perché non fare come faceva lui? Andarsi a confessare, magari il giorno delle ceneri, che è domani, fare digiuno, come la Chiesa ci chiede, e magari versare il ricavato di questa giornata di digiuno per darla ai poveri, versandolo alla Caritas o ad altre organizzazioni caritative, come lui faceva. Tutti gli anni faceva il pranzo per i poveri, sono famosi i suoi pranzi per i barboni. Ora voglio dire, noi siamo una società della comunicazione che però discerne secondo le tematiche, non mette la comunicazione oggettiva. Lucio Dalla non era quello che lo volevano far passare, e se anche aveva i suoi problemi personali, che quello li vedrà davanti a Dio, ma non ha mai sbandierato la cosiddetta presunta omosessualità, mai, mai. Sono stati coloro che gli stanno attorno, anche oggi, per esempio, hanno fatto una messa in San Domenico, dove lui andava spesso a confessarci, anche lì, i primi tempi della sua vita. Però queste persone a messa non c'erano. Allora cosa fanno? Credono di salvare l'uomo soltanto esprimendo un'emozione con una canzone? Ma lui con le sue emozioni le dava a noi, le regalava a noi, perché sentiva il bisogno di purificarsi dentro. Allora un'emozione diventa autentica e non rimane soltanto qualcosa di aleatorio, ma diventa storia, diventa programma, diventa vita. È vero, è molto importante questo concetto. Ecco, è anche una riflessione che ci conduce al cammino quaresimale, che è un momento forte per ogni cristiano. Certo. Proprio ho voluto citare questo perché la Quaresima, dicevamo, è un aspetto fondamentale della nostra vita. Noi rischiamo di conoscere meglio il Ramadan, ecco, che ne è la Quaresima, perché siamo così, andiamo alle mode. Allora, è importante capire che noi abbiamo la Quaresima, che è preparazione all'evento fondamentale della storia, che è la nascita di Cristo, la sua crescita, la sua morte e la sua risurrezione. Quindi la Pasqua vuol dire passaggio dalla morte alla vita. E questo evento va preparato proprio attraverso la Quaresima, che vuol dire digiuno, che vuol dire penitenza, ma che vuol dire preghiera, che vuol dire ascolto della parola di Dio, che vuol dire riscoprire il prossimo, ecco, specialmente il più povero, per potergli dargli una mano. Quindi vuol dire riscoprire la propria testimonianza cristiana in un modo più autentico, altrimenti non ci salveremo. Potremo avere anche tanti poteri su questa terra, ma più ne avremo, più dovremo rendere conto al Signore, e se non abbiamo usato questo potere per il bene comune, c'è il rischio, l'inferno c'è, come c'è il paradiso. La misericordia, come dice Papa Francesco, è infinita, ma da parte di Dio. Io posso anche rifiutare la misericordia di Dio, ed è qui che salta fuori il dramma. Ecco la necessità di in Quaresima di dimagrire un pochettino, non soltanto per il bene della nostra dieta, per il bene della nostra salute e della nostra silhouette, ma di un dimagrimento dello spirito, nel senso di una purificazione che faccia riemergere le cose essenziali rispetto a quelle che sono superficiali, che sono superflue, come ce ne sono tante. Quanta gente, appunto. Oggi si dice che, ecco, effettivamente
c'è meno denaro in giro, no, del denaro ce n'è ancora parecchio in giro, è che chi ce l'ha se lo tiene ben stretto e fa fatica a condividerlo con gli altri, fa fatica ad impiegarlo per intraprendere iniziative per gli altri, perché si dice non si sa mai, ma attenzione, il Vangelo dice che, ecco, ci fu un uomo che ebbe un raccolto stupendo e abbondantissimo, ecco, e disse, oh, anima mia, adesso goditi la vita, tu hai da mangiare, da bere, da dormire, e non feci i conti con l'oste, cioè con Cristo, con Dio, che durante la notte lo chiamò a sé e dovette lasciare tutti i suoi beni, magari, ai nipoti che non poteva neanche vedere. Ecco, allora questo è per dire, molto realisticamente, cerchiamo di non addormentarci a vicenda. Noi oggi la droga della comunicazione, che è una cosa così importante, ma rischia di drogarci, perché la notizia viene scelta. Per San Valentino, per esempio, il messaggio di San Valentino non è uscito. È uscito il messaggio dei disoccupati, giusto? Ma se io scarto San Valentino, non faccio un favore ai disoccupati. Lascio il campo libero a chi più ha e che può avere sempre la possibilità di fare senza nessun giudizio. San Valentino mi dice che l'amore vero tra l'uomo e la donna è un amore che dà la possibilità a tutti di accorgersi del proprio fratello, della propria sorella, delle realtà, cioè delle necessità vere che ci sono in giro. Ecco, è molto grande il messaggio che è uscito da qualche giorno dal nostro Papa Francesco, quello della misericordia verso coloro che sono lontani dalla Chiesa oppure che hanno lasciato il cammino della Chiesa verso i divorziati. È un messaggio di grande comprensione, di grande umanità. Ecco, quale riflesso può avere sulla vita di tutti questo messaggio così importante? Il Papa non cambia la dottrina, quindi non si illudono quelli che, ecco, il sacramento del matrimonio è un grande sacramento, però chi non è riuscito a mantenerlo in piedi, noi a volte lo trattiamo male, lo consideriamo fuori. Quello che vuol dire il Papa, dice, non è giusto, perché anche il più grande, diciamo, peccatore, la persona che dice di non avere fede, la persona che ha sbagliato nella vita, è proprio quella che ha bisogno della Chiesa. Ed è questa la misericordia. Però si può vivere, diciamo, questa misericordia senza trascurare la verità. Perché non credo che il Papa voglia cambiare una dottrina. Vuole cambiare lo stile. Vuol dire che a un certo momento anche la persona che ti è nemica tu non la devi ignorare, non ti devi chiudere in sacrestia per dire tanto quello è un disgraziato, no, è proprio il disgraziato che bisogna andare a cercare, è la pecorella smarrita. Insomma, Papa Francesco non fa altro che dirci le cose del Vangelo, la pecorella, quelle, le 99 che sono nel recinto, non c'è bisogno di starci dietro troppo, ma quelle che si sono perdute, che sono esposte ai lupi rapaci, ecco, sono quelle che vanno accolte. La misericordia è proprio questa, accogliere tutti nel nome del Signore e lasciare il giudizio a Lui, non a noi. Non dire tu che sei divorziato, sei fuori, via, no. No, come quando ero parroco ricordo che c'era una signora che era separata dal marito e si era messa insieme a un altro uomo e venne da me con una fede dicendo me la benedice. Io dico, senta signora, se benedire questa fede vuol dire che lei, che io debba confermare la liceità del suo rapporto, questo non lo posso fare. Ma se lei mi invita a pranzo, oppure lei accetta il mio invito a pranzo, io vengo volentieri, io sono amica, siamo vicini di casa, non ho niente. Però non posso dire bianco ciò che è nero. Ecco, e quindi questa è la misericordia. Dire pane, pane, vino al vino, poi alla fine accogliere tutti nella misura in cui ne sono capaci. Sempre in questo tema, per dare un esempio di quello che dice Papa Francesco, quando sono nato parroco io, tanti anni fa, a Borgo Panigale, ecco, andavo a benedire le case in questo periodo, e il mio predecessore, da quelli che erano divorziati o solo accompagnati, non ci andava. Invece io ci sono andato, bussavo, poi dicevo, sentite mo', io sono venuto a benedire, io vi benedico come siete capaci, non giudico io vi benedico, voi la recepite come ne siete capaci, la preghiamo insieme. Ecco,
Quindi non riconoscevo la liceità della loro, diciamo, unione di fatto, nel senso cristiano, perché non lo era, però non mi permettevo neanche di giudicare al posto di Dio. Questa è un po' la linea che il Papa Francesco, quindi non è che lui dicendo, ecco, quando è venuto a casa in aereo dal Brasile, che cosa ne pensa dei gay? E lui ha detto, ma che ne sono io per poter giudicare un gay? Ecco, però ha subito aggiunto, quello che mi spaventa sono le lobby gay. Ha capito? Che poi diventano aggregazioni di potere che impongono nella legislazione cose che non possono essere accettate, come il matrimonio tra due uomini e tra due donne. Papa Francesco non dirà mai di sì a questo. Potrà dire a un divorziato, che se ci sono certe condizioni, può darsi anche che ci siano forme, ecco, di avvicinamento alla Chiesa più evidenti di quello che adesso non abbiamo. Certamente, questo è un discorso importante. Quale, ho visto qui ha delle foto con il Santo Padre, quale emozione ha evocato in lei questo incontro? Sì, questo qui è un incontro che ho avuto il 18 di ottobre scorso, che sono andato a dire al Santo Padre quello che sto facendo qui, anche per essere confermato nella mia linea che lui mi aveva poi dettato, e quindi difatti mi sono trovato di fronte a un Papa molto concreto. È veramente un pastore che si rende conto delle situazioni, quindi ho avuto un incoraggiamento a proseguire su questa strada. Ecco, mi ha ringraziato per la mia disponibilità e ha chiesto di pregare per lui, perché anche lui deve affrontare tante situazioni nella Chiesa che non sono sempre così facili, non sempre così comprensibili anche dal punto di vista umano, però anche lui deve fare delle scelte e ogni scelta ha sempre un aspetto doloroso. Però ho trovato veramente un grande incoraggiamento, una grande forza che dà coraggio. Lui è dello stesso anno mio, lui è nato nel 36, solo che io ho un anno in più perché sono nato il 4 gennaio, lui è nato il 17 dicembre, allora c'è lo stesso anno ma c'è molta differenza. E quindi ecco, è un incontro particolarmente importante per lei, dove si è sentito rassicurato, diciamo, in questo suo percorso nella nostra diocesi, in questo tempo che ha trascorso qui e che per il futuro trascorrerà con noi. Certo. Mi sono sentito rassicurato, anche perché poi gli ho detto, insomma, Santità, mi avevate detto che stavo qui 3 mesi, e invece sono già passato un anno. Lui si è messo a ridere, però alla fine ho capito che non si può mandare un altro senza prima aver risolto i problemi un po' più urgenti, un po' più profondi, in modo tale che il mio successore possa arrivare, non dico a cose risolte, perché qui ci vorranno degli anni per poter proprio rimette le cose come prima, però avere quella tranquillità interiore di poter camminare con questa Santa Chiesa di Terni, Narnia e Ameglia, che è una chiesa di pasta buona. Meno male, siamo di pasta buona, grazie Eccellenza per questo suo riferimento sempre alla pasta buona di noi ternani, perché magari talvolta ci sentiamo un po' giù perché tutte queste cose negative che succedono sul nostro territorio certamente non esaltano la nostra volontà di fare, di proporsi, e quindi questo viaggio a Roma serve anche per ridarci un po' di speranza, per avere un futuro migliore in un certo senso, poter riavere aperte tante fabbriche, adesso sono chiuse, e quindi è una nota, diciamo, positiva. Ecco, lei come la vede questo viaggio, questo pellegrinaggio a Roma del 20 marzo? Sì, l'ho già detto all'inizio che la prospettiva era proprio quella di portare al Santo Padre la nostra realtà in questo momento, ma vedo anche in questo incontro una opportunità di grazia. L'incontro col Santo Padre è sempre un evento di grazia, cioè è Cristo che ci accoglie in casa sua e che ci dice una parola. E la parola del Signore non torna mai indietro, dice il profeta Isaia, senza aver operato ciò per cui è stata inviata. Quindi è un viaggio di speranza, ma è un viaggio anche così di ringraziamento al Santo Padre, perché dobbiamo anche ringraziarlo, insomma. Il Papa ci ha aiutato concretamente,
concretamente. Quindi se oggi possiamo guardare al futuro con speranza, ecco, proprio lo dobbiamo anche a lui, e questo dobbiamo cercare di non dimenticarlo. E poi è un viaggio che ci rende più solidali tra di noi. I problemi di un'azienda sono i nostri problemi, non possiamo infischiarcene, perché oggi tocca a lui, domani tocca a me. Allora c'è una solidarietà di fondo che nasce poi dall'Eucaristia, che nasce dalla solidarietà di Cristo, lui che è Dio, si è fatto uomo per noi. Quindi vuol dire che la prevalenza dell'amore sul disinteressamento deve essere riportato in primo piano. Sapere che il destino nostro, il nostro futuro, le nostre mete coincidono. Siamo tutti diretti verso la casa del Padre. Allora la Pasqua che stiamo preparando è il grande serbatoio di energie che ci aiuta a arrivare sani e salvi alla meta, cioè alla visione del volto di Dio, dove noi troveremo veramente la pienezza della gioia. E troveremo anche il perché di tante contraddizioni, di tante controtestimonianze, di tante frustrazioni, di tante persone che avrebbero voluto fare tante cose, non hanno potuto, altri che potevano farle non le hanno fatte. Il mistero della vita, di fronte al volto di Cristo della vita eterna, troverà risposta a tutto quanto. Tutto verrà messo alla luce, e se saremo riusciti a varcare la soglia in grazia di Dio, o almeno in grado di essere purificati nel purgatorio, e per poi rivedere il Signore, e quindi noi avremo già compiuto la nostra opera qui in terra. A proposito, non dimentichiamo i nostri cari defunti, facciamo celebrare per loro le sante messe, perché loro hanno bisogno certamente di purificazione, e la purificazione migliore è quella di offrire il sacrificio eucaristico al Signore, proprio perché possano passare da una condizione di esclusione dalla visione beatifica alla piena visione. Questa è una cosa che nella nostra tradizione cristiana è molto fondata, però si rischia di perderla, perché i problemi grandi ci sono tutti, ma questi problemi grandi non giustificano la dimenticanza delle soluzioni piccole, apparentemente piccole, ma sono quelle risolutive. Se io stasera posso dilatare un po' di più, ecco, il cuore, grazie anche a Tele Galileo, che mi aiuta a riflettere, ecco, di più, questo è tutto guadagnato, perché vedete, ogni giorno noi dobbiamo sempre ricominciare da capo. Perché ho detto ripartire da Cristo? Perché non è scontato che si fa una volta sola nella vita, bisogna farlo tutti i giorni. Appena mi sveglio, io devo offrire al Signore la giornata, fare un segno di croce, ecco, subito, poi dire le preghiere, mentre vado a lavorare magari, in modo tale da aprire la giornata al sole vero della nostra giustizia, che è il Signore Gesù. Se invece io mi chiudo in me stesso, magari c'è un giorno di pioggia, c'è la nebbia, rimango nella nebbia anche nel cuore, allora diventa anche più difficile fare un sorriso a chi trovo in autobus o chi trovo in ufficio. Invece il sorriso, la gioia, come ha scritto il Papa nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, ecco, noi dobbiamo riscoprirlo questo. Piccoli segni, ma che producono grandi effetti. È vero, quindi questo pellegrinaggio a Roma del 20 marzo è appunto un momento di gioia per la nostra diocesi, per le Acciaierie di Terni, che l'hanno voluto, l'hanno promosso così intensamente. Quindi tutti sono invitati a partecipare, ci sono 7.000 posti proprio per noi, e quindi possiamo occuparli benissimo tutti. Il viaggio si prenota, ognuno può prenotare presso la propria parrocchia, e le prenotazioni scadono il 10 marzo. Quindi ecco, affrettatevi, chi volesse partecipare a questo momento di grande gioia per la diocesi di Terni, per tutto il territorio, ben venga, ecco. E quindi un augurio eccellenza, perché siamo al termine del nostro spazio televisivo, quindi ecco, un saluto, un messaggio. L'augurio di una buona Quaresima, cioè l'augurio di una buona Pasqua. La Quaresima non segue il Carnevale, sì, sul piano del calendario sì, ma non è il periodo dopo Carnevale. La Quaresima è il periodo che prepara la Pasqua. Allora voglio fare un grande augurio, perché in questi 40 giorni rientriamo di più in noi stessi, mediante una preghiera in più, mediante l'ascolto della parola di Dio,
perdendo un po' meno tempo in televisione, esclusa Telegalileo naturalmente. Grazie. E pensare un po' di più al proprio spirito, alla propria anima, volere un po' più bene alle persone che ci sono attorno, volere un po' più bene alle persone ammalate, agli anziani, alle persone, insomma, che abbiamo accanto a noi, qualunque esse siano, sentire il loro odore, a volte questo odore è anche cattivo odore, però questo non giustifica la nostra distanza da loro. Quindi l'augurio è che possiamo essere rinnovati dal di dentro per poter rinnovare questo nostro mondo. Ecco, con questo messaggio di grande speranza, di grande carità cristiana, di misericordia che ci ha dato il nostro Vescovo Monsignor Vecchi, ecco, vogliamo salutare e ringraziare Monsignor Vecchi per questa gradita partecipazione, questa apertura a Telegalileo nel suo studio, e nello stesso tempo, ecco, rinnovare l'invito di partecipare a questo pellegrinaggio molto importante per la nostra diocesi. E lo ringraziamo per questo bell'intervento, per queste note di gioia e di speranza, di carità cristiana che ci ha proposto in questo cammino quaresimale, e per tutto quello che fa per la nostra diocesi, che ha fatto, che farà in seguito, ecco, e per tutto il suo impegno. E quindi ci auguriamo reciprocamente buon viaggio a Roma per il 20 marzo e buona quaresima. La ringraziamo di nuovo, la salutiamo, e così ringraziamo i nostri amici telespettatori che ci hanno seguito in questo spazio televisivo, augurando loro buon proseguimento di serata con Telegalileo. Grazie per l'attenzione.